Presidente, la notizia è che l'Ungheria ha annullato le prime tre tappe del Giro d'Italia e che lo stesso Giro d'Italia è stato rinviato per il momento. Sì, è una notizia che attendevamo perché lo stato di emergenza ormai è evidente, non più solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Europa. In particolare in questi giorni si sono aggiunte le notizie che la Vuelta, tutta la zona della Catalogna è bloccata, da ieri anche le gare in Belgio e in Olanda, per cui credo che la notizia sia una notizia opportuna. Sempre in contatto con Paolo Bellino e Mauro Vegni della direzione di RCS, e oggi è uscito il comunicato che verrà rinviato a data che sarà definita dopo il 3 di aprile, quando sarà in scadenza il primo decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio. Tutto il cechismo da subito temperata a tutte le prescrizioni previste, compreso gli allenamenti, soprattutto nel mondo amatoriale, perché c'è molta dipendenza dalla bicicletta e tanta voglia di andarci, ma io credo che sia opportuno che tutti stiano il più possibile a casa in assoluto e che qualche eccezione venga fatta per i corridori professionisti che svolgono per loro professione questo tipo di attività. Io credo che vada tutto riconsiderato, un po' tutto il sistema del calendario italiano, ma non solo, tutto il sistema del calendario internazionale dell'Unione Ciclistica, perché è già in una situazione attuale, ci sono moltissime sovrapposizioni, ci sono interferenze, e quindi eventi come Giro d'Italia devono mirare soprattutto a una qualità di atleti di alto livello per la partecipazione. Io credo quindi che tutto il mondo attenderà il 3 di aprile, soprattutto le due nazioni di riferimento in questo momento, che sono Belgio e Italia. Il Tour è posizionato nel mese di luglio, quindi ha più tempo per poter valutare la situazione, ma io credo che il tutto venga rinviato, comprese le decisioni. Si aspetterà di ricapire quando si potrà ricominciare a muoversi, già da cittadini e poi anche da ciclisti, e poi valutare se riprendere, non so, con il mese di giugno, nonostante le sovrapposizioni, o addirittura prevedere tempi più avanti. Ma sicuramente si tratta dell'evento più importante del ciclismo italiano, una festa popolare che gira in tutta Italia. Io spero che possa essere calendarizzato il prima possibile. È un momento, come dire, che riprende la vita quotidiana, che può essere un messaggio di positività, di ottimismo e anche di entusiasmo per tutta la nazione italiana, per cui c'è da sperare che possa avvenire prima possibile, diciamo maggio, ma dobbiamo essere ottimisti, perché credo che la situazione sia molto più grave di quella che oggi viene rappresentata in Italia, e soprattutto se dobbiamo considerare lo slittamento che avranno i paesi dell'Europa, perché noi siamo partiti prima con 10 giorni di vantaggio, e anche oggi le comunità scientifiche dicono che il picco nelle altre nazioni ci sarà fra 9-10 giorni, per cui è inutile avventurarci in ipotesi e aspettare gli eventi. In linea del tutto teorica, uno slittamento del giro in autunno sarebbe possibile? Ma è molto difficile, perché stando così le cose, il mese di luglio è quello del Tour, il mese di fine luglio e di agosto è quello delle Olimpiadi, e poi parte la Vuelta. Sovrapposizionare due grandi giri è molto molto difficile, proprio per avere un cast di partecipazione buona, e poi a seguire ci sono campionati europei che si svolgono in Trentino e i campionati del mondo che si svolgono in Svizzera, quelli sono calendarizzati, per cui è difficile. Si dovrebbe immaginare il mese di ottobre, ma per le condizioni climatiche non credo che sia il mese più opportuno. Già facciamo fatica qualche volta nelle tappe in montagna, nelle Dolomiti o in Piemonte, per le avverse condizioni climatiche siamo sempre a rischio, già nel mese di maggio figuriamoci ad ottobre. È davvero difficile poter definire una data e immaginare. Cerchiamo di essere ottimisti, ci metteremo al lavoro pronti a calendarizzare le situazioni appena le condizioni saranno accettabili, però oggi come oggi dobbiamo essere sereni e pensare soprattutto e con priorità assoluta alla salute dei cittadini e dei nostri ciclisti e di tutti gli sportivi in generale.